Daniele, qual è la colazione ideale? Quindi in questo video vediamo di capire quale sia la colazione ideale, anche se diciamo che la colazione, diciamo, ideale per antonomasia non è che c'è, bisogna vedere un attimino la colazione ideale un po' per tutti noi, dipende da che cosa facciamo. Comunque vediamo di dare qualche consiglio generale su come comporre quella che è la colazione mattutina. E bisogna anche dire che non è che per forza bisogna fare colazione, nessuno dice che bisogna per forza mangiare appena svegli. Certo, se abbiamo fame possiamo mangiare, anzi forse dobbiamo mangiare, però se non abbiamo lo stimolo della fame possiamo benissimo anche saltarla. Diciamo, l'idea che la mattina bisogna per forza fare una colazione lauta e grossa, diciamo, è un'idea un po' degli anni 60, 70, 80, che comunque ormai è obsoleta. Si sa che non è che per forza bisogna mangiare la mattina per poi avere le energie durante il giorno. Anzi, se vogliamo poi avere delle energie soprattutto la mattina, forse è meglio evitare la colazione, perché come sappiamo la digestione ci fa spendere tantissime energie ed è più facile, poi dipende anche da che cosa mangiamo, adesso andiamo a vederlo, che tu abbia meno energia, se non addirittura tu possa avere un abbiocco praticamente la mattina o a metà mattinata. Comunque, sicuramente se vogliamo fare colazione possiamo fare colazione, e vediamo quindi che cosa mangiare, come comporre la colazione in modo che sia veramente energica e ci dia poi dell'energia per tutta la giornata. Diciamo che la prima cosa che ti consiglio di fare la mattina è di bere. Appena ti svegli, bevi un bel bicchiere d'acqua, meglio se tiepida, e perché no, puoi sicuramente bere anche un po' di acqua e limone in modo da alcalinizzare subito il tuo corpo. Questo sicuramente è un ottimo inizio della giornata. Poi praticamente possiamo fare colazione. Tra gli alimenti migliori da assumere la mattina c'è sicuramente la frutta di tutti i tipi, e io consiglio sempre solitamente le banane, come anche l'avocado, ma possiamo anche mangiare le mele, le pere, o come anche le fragole. Ottimi sono sicuramente i lamponi, i mirtilli, tutti i frutti di bosco, e comunque la frutta in generale è veramente ottima la mattina. Sicuramente possiamo anche mangiare dei carboidrati, ti consiglio di mangiare dei carboidrati integrali, e se mangi carboidrati non mangiare solo i carboidrati, soprattutto se raffinati, perché praticamente con mangiando i carboidrati praticamente si ha quello che è l'effetto yo-yo della insulina. Se noi mangiamo un panino magari con la marmellata, panino bianco con la marmellata, praticamente il nostro indice glicemico va alle stelle, quindi produciamo insulina che praticamente prenderà lo zucchero, lo metterà nelle cellule finché non avremo poi più zucchero o quasi praticamente nel sangue, al che praticamente riscatterà un altro allarme, e quindi praticamente il nostro organismo, il nostro cervello vorrà degli zuccheri, quindi praticamente avrai ancora fame. E quindi se riandrai praticamente a mangiare ancora carboidrati, magari mangiare carboidrati raffinati o comunque zuccheri, si alzerà ancora il picco glicemico, quindi riprodurremo insulina che toglierà lo zucchero, il glucosio dalla circolazione del sangue, e quindi riavremo fame. Quindi questo praticamente è l'effetto yo-yo a cui tante persone praticamente sono vittime, no? E quindi praticamente hai perennemente fame, e oltre ad avere danni fisici, nel senso che aumenteremo di peso, anche questo sempre continuo yo-yo dell'insulina, come abbiamo visto anche in altri video, è veramente deleterio per la nostra salute. Quindi quello che ti consiglio la mattina è di evitare di prendere carboidrati raffinati e zuccheri. Quindi se vuoi farti un muesli è assolutamente fantastico, possiamo fare dei muesli con tanti semi, con tanta frutta, ma perché no? Poi possiamo anche fare una colazione magari salata, no? Piuttosto, non è che devi prendere chili di sale, però diciamo non dolce, no? Quindi magari possiamo anche mangiare, come in Inghilterra, anche dei fagioli, no? Oppure mangiare dell'avocado, sicuramente è perfetto. O perché no, le uova, la mattina le uova sono sicuramente perfette. Questo ci aiuta praticamente ad allontanarci da quell'idea della colazione dolce, che sicuramente è una cosa che ci fa male, soprattutto per i bambini, per i ragazzi che devono andare a scuola. Se gli diamo la mattina le merendine o il pane marmellata, magari pane bianco e marmellata,
a metà mattinata, questi sicuramente avranno problemi di concentrazione e poi chiaramente probabilmente gli verrà anche l'abbiocco. Quindi quello che ti consiglio a colazione è sicuramente di bere, quindi bere anche tante spremute, tanta frutta, sicuramente mangiare della frutta secca, farti da solo il muesli, non compriamo il muesli quello che trovi nei supermercati perché è praticamente pieno di zuccheri. Possiamo buttarci anche sul salato, quindi appunto per prendere anche dei fagioli, dei legumi la mattina, possiamo sicuramente anche inserire le uova, mangiare le uova la mattina, e questo sicuramente ci aiuta a mantenere i livelli di glicemia diciamo stabile, e quindi saremo sazi più a lungo e sicuramente avremo più energie. Ecco, quello che eviterei magari di strafogarti veramente, mangiare veramente tanto tanto la mattina, soprattutto se devi lavorare, devi fare qualcosa, ecco, questo sicuramente ti toglierà energia e concentrazione, quindi colazione sì, comunque diciamo contenuta. Ecco, possiamo sicuramente iniziare la giornata con una buona insalata, oppure anche farsi dell'avena è sicuramente ottima la mattina. Quello che sicuramente non dovrebbe mancare a colazione diciamo è la frutta o comunque della verdura fresca, o comunque farti un frullato o uno smoothie. E quello che ti consiglio è di mettere più che altro verdure piuttosto che frutta, oppure farti appunto uno smoothie solo di verdure. Questi diciamo in generale sono i consigli che mi sento di darti per fare una colazione, diciamo una colazione ideale per antonomasia. Non è che non esiste, se uno ti dice la mattina devi mangiare solo quello, no, è assolutamente non è vero. Ecco, diciamo che quello che bisognerebbe evitare o comunque ridurre sicuramente è la colazione dolce, no? Solo dolce, quindi la colazione piena di carboidrati, soprattutto raffinati o piene appunto di varie Nutelle, cioccolate varie, che praticamente più che zuccheri e altre schifezze non c'è dentro. Quindi ecco, quelle non è una colazione. Una colazione sana diciamo è una colazione in cui vedi tanti bei colori nel piatto, piena di roba fresca, di verdure fresche, di frutta fresca, di cereali freschi, comunque integrali, uova come avevo detto, un bello smoothie, un bel frullato appunto fatto da te, in cui assolutamente non dovrebbe, anzi è da evitare assolutamente tutti i prodotti in scatolati, pronti e prefabbricati che trovi nel supermercato. Io spero di averti dato qualche idea, qualche spunto, qualche consiglio che ti possa essere utile praticamente per ottimizzare quella che è la tua colazione. Con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando sempre a canna.